Debutterà dal 7 dicembre al Teatro Pala Partenope di Napoli Musicanti, lo spettacolo e musical con la regia di Bruno Oliviero dedicato a Pino Daniele, un progetto artistico unico nel suo genere prodotto da Sergio De Angelis e con la direzione artistica di Fabio Massimo Colasanti, che avvicina la musica del cantautore napoletano al linguaggio dell'opera teatrale. Volevamo ricordare Pino in qualche modo, però abbiamo cercato una roba che non noi coinvolgesse in prima persona. Infatti nella storia poi vedrete, lui non compare, non c'è una storia completamente staccata dalla sua storia, però racconta Napoli di fine anni 70, racconta casualmente i primi tre dischi di Pino, dal 77-78 a Nero a metà. Loro lo chiamano musical, ma poi non è un musical, in realtà è una commedia musicale con le musiche, le canzoni di Pino, con la band di Pino che le suona. Questa mattina in piazza Santa Maria la Nova, l'evento di presentazione dello spettacolo, titolato non a caso Musicanti in Miezza Via, è stato organizzato in collaborazione con il Comune e la Seconda Municipalità ed ha visto un grande coinvolgimento di pubblico per l'esibizione del cast degli artisti. È un'altra pagina molto bella di musica, sicuramente, di coinvolgimento popolare. Non a caso si fa qui, in De Vico Miezzallato, cioè in un luogo storico dove soprattutto Pino è nato, si è formato e ha tratto da qui, credo fondamentalmente, la sua straordinaria ispirazione, il saper tenere il legame con le radici ed essere un grande innovatore. Si parte da qui, dai luoghi della nascita di Pino, Pino che è nato qui. Non è mai morto, e lo dimostra l'entusiasmo, la musica, la poesia, la capacità di emozionare che è eterna, col 7 dicembre, con l'inizio per poi portare i musicanti in tutto il mondo, dal Pala Partenope a Napoli, e quindi ancora una volta Napoli, capitale della musica e della cultura. E i dati che abbiamo ogni giorno dimostrano che la città sta andando sempre più forte sotto il profilo della cultura, del turismo e della voglia di vivere. Dopo Napoli nel 2019, Musicanti sarà in tour per l'Italia con tappe a Bologna, Padova, Firenze, Torino, Milano e Roma.